Una partita strana, non c'è che dire. Iniziamo dall'ultimo atto, quello decisivo. Adnan Essoussi realizza il calcio di rigore che vale i 3 punti. Non segnava dal derby interno con il Sansepolcro dello scorso mese di febbraio. Il soldato Essoussi, che in settimana avevamo chiamato all'orgoglio e al gol, ci ha risposto nella maniera migliore. Essoussi entra in doppia cifra e la rete potrebbe avere l'effetto sblocco da qui alla fine del campionato. In tribuna campeggiava uno striscione all'inizio, messo dai ragazzi della curva dal significato molto esplicito. Basta leggerlo per capire che l'idillio tra dirigenza Ferretti e i tifosi sia finito. A proposito di Ferretti, il presidente non c'era, e se c'era nessuno lo ha visto. Stessa sorte per De Martino, che non si è visto in tribuna. In compenso non poteva sfuggire la presenza di Franco Zavaglia, il potente procuratore che sembra avere un ruolo non più marginale in questa società. Le immagini lo colgono intento a prendere appunti nel suo iPad. Di sicuro saranno tanti, perché questo Arezzo, in vista della prossima stagione, sarà completamente da rifare. A proposito di prossimo campionato, se dovessero manifestarsi gli eventi di Siena, non è da escludere che in Serie D, nella prossima annata, i bianconeri possano essere della partita.